Scusate, ho il fiatone. Sono andato a prendere il pacco del corriere contenente le giacche e i pantaloni di prova. Ciao raga, rieccoci. In questo video vedremo praticamente il periodo subito dopo il video precedente. Quindi il periodo subito dopo l'inizio, lo start del progetto 2000 passi vero, quello vero. Purtroppo ancora non vedrete la parte proprio fattiva del progetto, ancora saranno più chiacchiere, però presto vedrete che questa cosa si modificherà, diminuiranno le chiacchiere, magari le farò io nel periodo presente in cui sto proprio creando questi video per spiegarveli, e si passerà sempre di più alla parte fattiva, quindi proprio al set, alla realizzazione, alla produzione del film. In questo video nello specifico vedrete l'inizio dei costumi, il primo arrivo dei costumi di prova per fare appunto poi tutta l'evoluzione che porterà ai costumi che vedete nel film, e anche un preludio di musiche, ecco, di colonne sonore. Però le vedrete ancora raccontate da me. Poi più avanti si vedrà proprio il lavoro in sé per sé, vedremo cose più carine, le misure, come sono state prese, quello che è stato fatto, le modifiche, eccetera, eccetera. Intanto per adesso è questo. Un giorno, mattina si va dalla sarta, fagli vedere i modelli di abiti che abbiamo trovato, fare le divise. Si va a Messina. Alla sarta, poi sbrighiamo altre cose, vado a prendere Melo. Comunque siamo alla camera di commercio e poi andiamo dalla sarta. Oggi è nuvoloso e andiamo a vedere quali sono le cose da prendere per confezionare le divise dei vari corpi che ci saranno all'interno del film. Comunque devo dire che sta reflex riprende bene, cioè io non mi ricordavo riprendesse così bene. Guardate che luce particolare che c'è, sembra il cinema. Andate, veramente. 23 luglio 2019. Ho appena fatto l'ordine di prova per i costumi, per alcuni dei costumi del film 2000 passi. Troppo bello, non vedo l'ora che arrivi il corriere. Così proviamo questi costumi, se vanno bene facciamo l'ordine di tutti i costumi dell'esercito, quindi delle truppe tedesche, delle truppe italiane e delle truppe francesi, che però le truppe francesi le dobbiamo fare dalla sarta. Quindi poi andiamo dalla sarta, portiamo tutto, andiamo a sistemare tutto, perché alcune cose si devono ricreare. Abbiamo preso modelli di giacche che ci assomigliano e dobbiamo andare poi a ricreare il modello preciso. Cioè, mi sembra vero, però mi sento molto più tranquillo. Non avete l'idea di cos'è stato quest'anno e mezzo di attesa. E ancora si sarebbe dovuto aspettare, ma basta, ho deciso di partire. Fanculo tutto, e non dovrà capitare mai più. Questo è un piccolo riepilogo, ma c'è anche un altro pantalone in un altro sito. I costumi in totale saranno almeno una cinquantina. Diciamo, alcuni sono già sicuri a livello di modello e di tutto. Diciamo, sono quelli ai quali dobbiamo apportare delle modifiche, quindi non essendo sicuri dobbiamo fare delle prove. Dopodiché si fa l'ordine totale. Ho appena scritto la canzone che sarà la sigla del film 2000 passi. Ci sono stato penso 10 minuti, perché già avevo più o meno l'idea da un po' tempo di aver preso la chitarra e di metterla su. E la canzone è in francese, si chiama 2000 passi, ovviamente in francese, che io non so pronunciare bene. Diciamo che vorrei fare un parallelismo in siciliano, quindi penso che aggiungerò qualche strofa in siciliano più o meno, che dirà le stesse cose del francese, quindi in teoria è già pronta. Al massimo appunto questa piccola revisione, e sono felice. L'ordine delle divise di prova è già partito, tranne il pantalone che ce lo spediranno fra circa 8 giorni perché non ce l'avevano in magazzino. Poi, se andrà bene, andremo a fare l'ordine totale di tutte le uniformi. Bene raga, si procede. Forse si procede veramente. Allora, ero qui a studiare un po' per il film, guardando un documentario. Scusate, ho il fiatone. Sono andato a prendere il pacco del corriere contenente le giacche e i pantaloni di prova che dovremo adattare alle divise che ci serviranno appunto per il film. Molte cose le abbiamo trovate giuste, originali, modelli giusti secondo l'anno e quello che ci serve. Invece alcune cose le dobbiamo adattare, quindi abbiamo preso modelli simili che poi la sarta farà diventare
i modelli corretti di quegli anni e di quelle divisioni che appunto saranno protagoniste del film. Adesso lo apriamo insieme. Vediamo che c'è. Evitate di non tagliare niente visto che non c'è scatola di cartone. Cioè, allora, questi pantaloni nell'immagine del sito erano grigio chiarissimo, qui sono verdi, è allucinante questa cosa. Troveremo altre sorprese del genere? Due paia di questi, taglie diverse. Ah, questa ci sta. Questa ci sta. No, questa dovrebbe essere la giacca che sarà adattata alle truppe italiane, quindi proprio i nostri soldati del film che dovrebbero essere della divisione Littorio. Questa invece è la giacca degli ufficiali tedeschi, che deve essere molto più scura e invece è chiarissima, grigio chiaro proprio, vedremo. Esattamente, questo è il cappotto, anche questo va adattato. Praticamente sono colori differenti, vedremo che si potrà fare. Almeno così abbiamo l'idea giusta. Adesso vediamo. Mi salgono una marea di dubbi al riguardo, però sono sicuro che saranno presto sistemati, perché comunque la sarta sa fare il suo lavoro, quindi. La differenza di colore però tra queste due è notevole. Alcuni superiori tedeschi avevano la giacca grigia e i pantaloni verdi, dalle immagini che ho trovato. Quindi in teoria non ci dovrebbe essere problema. Questo è veramente grande. Adesso faccio la fotografia e la mando a Melo. Devo dire però che il pantalone ufficiale tedesco si può adattare alla giacca italiana, quindi male che va c'è questa possibilità. Aggiornamento della colonna sonora ha iniziato a dare una prima impronta alla situazione, iniziando a creare, diciamo, demo, poi strutturare la canzone. Questo è più o meno quello che sarà la sigla, cioè l'intro. Niente raga, si procede bene. Questo anno fermo a livello cinematografico, dedicandomi alla musica, mi sta permettendo di fare anche queste cose qui al meglio possibile. Chiaramente poi cercherò aiuto, magari cercherò degli strumentisti che nello specifico facciano gli strumenti, che in particolare per esempio la tromba, invece di farla la tastiera, fare la tromba vera. Però diciamo io adesso mi impronto tutto il lavoro della struttura della canzone, quindi della partitura eccetera eccetera, e poi loro vanno a suonare solamente. Continuiamo. Spero che questo video vi sia piaciuto, appunto presto vedrete di più, e niente, seguitemi nel sito internet nuovo federicomaioart.com e sui social e qui sul canale ovviamente. Ci vediamo al prossimo video.